Segnale News. Lunedì 18 luglio 2016, Aperte Online. Buona giornata dalla redazione Marco Dandini, regia Francesco Ricciardi. Apriamo con la pagina della cronaca. I carabinieri della stazione di Veroli hanno tratto in arresto due giovani con l'accusa di rissa aggravata ed hanno deferito in stato di libertà cinque minori stranieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Roma. Tutti sono stati bloccati, mentre se ne davano di santa ragione a causa di alcuni apprezzamenti esternati dai minori stranieri nei confronti della fidanzata di uno dei due arrestati. Per i sette ragazzi è stato anche necessario fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Alatri. Sono stati tutti refertati con prognosi che vanno dai 5 ai 7 giorni. Ancora la cronaca: bloccato dagli agenti della sottosezione della Polizia Stradale dopo aver imboccato contromano l'autostrada del Sole, è accaduto al casello di San Vittore del Lazio. Protagonista dell'episodio un anziano che alla guida della sua automobile in evidente stato confusionale non si è accorto di quanto stava accadendo. Gli altri automobilisti in transito invece sì, ed hanno fatto scattare ovviamente l'allarme al centro operativo autostradale della Polizia di Stato, che sul posto ha fatto convergere nel giro di pochi minuti le pattuglie della Polizia Stradale. Gli agenti in pochi minuti, con straordinaria professionalità e senza non poca difficoltà, sono riusciti prima a rallentare il traffico, poi a intercettare il veicolo, mettendo in sicurezza la circolazione stradale. Continua senza sosta l'attività di prevenzione della Polizia di Stato in tutto il territorio provinciale. Nella fattispecie parliamo dei controlli che sono stati effettuati dagli agenti del commissariato di Fiuggi unitamente al reparto prevenzione crimine Abruzzo, che hanno pattugliato il territorio di competenza, che in questo periodo è particolarmente interessato dal flusso turistico. Nel corso dell'attività di prevenzione e repressione dei reati personali, gli agenti hanno tratto in arresto, in collaborazione con la Questura di Roma, un pluripregiudicato in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari adottata per il reato di furto di portafogli e cellulari commessi presso l'Università La Sapienza di Roma. Il generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri, Tullio Del Sette, comandante generale dell'Arma, accompagnato dal generale di divisione Angelo Agovino, comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha visitato il comando provinciale di Frosinone. L'alto ufficiale, ricevuto dal colonnello Giuseppe Tuccio, comandante provinciale, nell'occasione ha incontrato gli ufficiali, una rappresentanza di comandanti di stazione, personale della sede dei comandi periferici della provincia e membri della rappresentanza militare dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. E concludiamo con la pagina dello sport e con le voci, insomma, con i commenti intorno a quella che è stata definita la notizia dello scorso fine settimana, ovvero Blanchard, il difensore canarino che ha ceduto alle lusinghe del Carpi, ha rescisso il contratto con il Frosinone Calcio e quindi si è accasato all'interno della compagine emiliana. Una decisione che ha scatenato commenti che si stanno susseguendo soprattutto sui social. Insomma, molti si sarebbero aspettati una scelta diversa da parte di Blanchard, soprattutto mirando evidentemente ad una compagine di serie maggiore. Certo, in pochi si aspettavano questa scelta in favore del Carpi. Fatto sta che nelle ultime ore, insomma, soprattutto sui social, si sono scatenate tante reazioni. Era questa l'ultima notizia per questo appuntamento informativo. Noi ci risentiamo tra poco. Segnale News.